La tua storia d'amore con la TV è riniziata? Si era interrotta e ora sta. Come quando due fidanzati decidono di lasciarsi, di prendersi del tempo. 10 anni fa io decisi di prendermi del tempo alla TV e continuare a fare dischi. Ogni tanto qualche sporadica apparizione a Sanremo, diciamo 3 in 10 anni. E quindi, guarda, quando mi hanno proposto di fare The Voice e mi hanno poi detto quali erano i compagni che sarebbero stati accanto a me, e dopo tutto quello che ho capito, imparato in questi anni, vissuto, fare musica sempre, sempre reinventandosi, cercando di mantenere la propria unicità, di non farla intaccare da niente, anzi di provare a sperimentare. Tutto ciò ho detto potrei passarglielo a dei ragazzi e potrei farmi passare pure questa sorta di stato di diffidenza nei confronti di chi non è interessato solo alla musica, ma pure ad aspetti più personali, no? Che invece io tendo a tenere dentro di me, se non in musica. E quindi a un certo punto la decisione di dire sì, e di provare a viversela bene, e difatti con i miei compagni, la Raffaella, Max, Emis, e il modo in cui viene fatta questa trasmissione, cioè è venuto fuori proprio tutto. Cioè, sono venuta fuori come se stessi a casa mia, su una mia poltrona, qua accanto una persona, perché più vicino a me era Max, è Max, non è vicino di poltrona, io sono all'angolo, lui il primo, dopo di me, che è una persona fantastica, che ci siamo appoggiati l'un l'altro e quindi mi faceva pensare di sta a casa. Ed è venuto fuori tutto, insomma, la pacra, la tenerona, anche quella fisica, perché sono anche fisica. Tutto, E vedrete. mi hanno detto che sei abbastanza peperina, se ti sei mostrata un bel carattere. Non sono peperina, non ho un bel carattere. Ho delle parti di me, cioè sono a tratti un po' introversa, perché la parte della scrittura mi tira fuori quest'anima qua. A tratti invece mi piace lo sport, divento estroversa. A tratti sono una persona che tende a prendersi cura delle altre, non a fare in modo che qualcun altro si prenda cura di te, cioè io mi prendo cura delle altre e quindi mi prendo cura dei ragazzi, tendo a coccolare. In altri momenti invece mi lascio andare, cioè tendo a lasciarmi andare, sì, a farmi trasportare dalle cose quando non ho più voglia di pensare, e lì allora subentrano gli amici, subentra qualcun altro che si piglia cura di me, ed anche questo è successo, per esempio che la Raffaella si prendesse cura di me. Cioè, è successo tutto come se fossi stata in poltrona mia a casa. Tornando a quello che dicevi prima, non hai paura che questa tua esperienza possa invece riportare a galla una tua vita privata, un tuo privato che non No, volevi? perché non ho paura che questa esperienza possa riportare a galla niente, perché tanto la mia vita privata è talmente monotona in questo momento che penso che non interessi a nessuno. E vai! Parliamo di Sanremo. Che esperienza è stata? Ti sei classificata quindicesima, credo. Sì. Vabbè, Come commenti? ma senti, è stata un'esperienza dolcissima, dolcissima dal punto di vista delle Però anche un esibizioni. po' nera per il piazzamento. Bah, senti, guarda, con il pezzo, con Ora o Mai Più, secondo te io pensavo di poter vincere? Zero. Quello è un pezzo che ha un'unicità, che non assomiglia a nessuno, è un pezzo che non ha mai fatto nessuno in Italia, con quelle caratteristiche lì. È una cosa particolare. Di grande emotività, ma magari ha bisogno di essere ascoltato. Già il pezzo in radio sta andando molto bene, bisogna vedere la sua vita dopo Sanremo, e già ne sono felice perché sta andando bene. E quindi poi si sa, le valutazioni di Sanremo sono su diversi fronti. C'è il fronte televoto, il fronte Gli esperti hanno fatto giornalisti, parlare un po'. esperti, non so chi fossero in realtà i nomi, Però e giuria demoscopica, quindi bisogna valutare, è complessa la valutazione dell'insieme.
di sicuro quello, di sicuro con la mia mancanza dalla televisione per un po', cioè il fatto di fare solo dischi che andassero in radio eccetera, per una della che sta vivendo questo momento storico, non per una che è nata negli anni '80, musicalmente parlando, che le cose cambiano, di sicuro ho fatto in modo che la parte di Televoto si allontanasse. Però anche gli esperti li hanno un po' penalizzata, c'è stata polemica molto sugli esperti. Ah sì? Credo no, i giornalisti abbia... penso di no. I giornalisti no, infatti ho votato anch'io, ma non i... credo che anche la giuria degli esperti... Demoscopica anche bene. Ma gli esperti sono... io penso che gli esperti siano un po' lì per valutare l'andamento delle prime posizioni, non delle ultime.